tra i più veloci non ce la fa. Non ce la fa. Vabbè, però abbiamo capito. Abbiamo capito. Hai visto che è rotto. Per il lentissimo va bene. Sì. Invece per il veloce. Però no. Per esempio ti posso dire che non mi sono trovato bene neanche sul lento. Quel trattino piccolino che ci stavano quelle poche pietre a terra. E quello dove mi avete aspettato. Che... Fiume secco là. Eh? Quel fiume secco. No, quel fiume secco, prima del fiume secco, ci stava quel trattino stretto da salire. Ah, sì. Con quei. Aceto in crisi. Ma perché è disceso perché è salito? No, in salita pure. Pure in salita. Tenevo proprio difficoltà a salire in crisi con la terra, che ci va a mettere a rovolevo. Vedete, è strano. Ma che è successo? Ogni piccola pietra mi spostava. Ehi, se prendevo sta pietra davanti, mi trovavo di qua o di là. Se ti chiedo che la prete, uomo, ho fatto fai che sto. Quella che ho preso io, grazie, se non ho trovato un altro, ho detto vado dritto. Però con la forcella che. Chiuderò un po' se non dire sostegno. Con la forcella tosta, cioè tosta, più tosta di prima, vuoi vedere come cammina bella, solo che se succede si sente che si riscalda l'olio e si riscende. Se la lascio un po' ferma e fuori parte è tostissima. Faccio di 5 km. Io ascolto che in leva c'è che tu scaldi le leva. Ma che succede? È rotto? Cazzo, la leva. Ma dillo tu. Bicicletta. Ma chi è il lucoso mollo che è rimasta coppa? Lucoso che c'è già. Comunque ci vuole, la moto deve avere il sostegno, molto sostegno, poi ti viene con l'altra, quando vai sul lento lo apri, quando vai sul veloce lo chiudi. Ma è inutile una motocicletta troppo morbida che roppa un po' fa niente più. Concordo. Poi riesci a frenare? Sì, attenzione.